Oggi si parla di tre progetti dell'entroterra marchigiano, Borgo Pace, Mercatello sul Metauro e Sanatoglia, ma lo facciamo galleggiando sul mare. Questa è una location non da poco, insomma, abbiamo scelto, comunque fa sempre parte del territorio, siamo sempre in provincia, per cui alla fine benvengono anche questi modi di poter interpretare. Il tema del convegno è un tema che mi sta particolarmente a cuore, perché il tema è la qualità del progetto, che ovviamente la qualità del progetto presuppone che ci sia la qualità della filiera che porta poi avanti il progetto. Mi spiego meglio. Non occorrono che ci siano delle professionalità qualificate, occorre per fare un buon progetto avere una conoscenza del territorio, avere una conoscenza di tutti quegli aspetti che poi concorrono alla riuscita di quel progetto. Abbiamo tanti campanili, ma vogliamo abbattere i campanilismi premiando tutto il territorio senza distinzione tra dal nord al sud della regione e dalla costa ai territori interni dei grandi e piccoli centri. Come? Finanziando la qualità, finanziando quei comuni e quelle comunità che sanno progettare in qualità. Ecco perché siamo qui con gli ordini degli architetti e degli ingegneri, ci è venuto a far visita il presidente nazionale dell'ordine degli architetti, perché siamo e vogliamo essere un esempio in Italia sulla qualità. Aggiungiamo qualità con dei progetti, e questi progetti stanno cominciando ad arrivare grazie a degli stanziamenti anche importanti. Sì, stanziamenti da 1 milione di euro ciascuno per i comuni vincitori del bando, che mettono a terra qualità. Perché? Perché per troppi anni abbiamo pensato a costruire a volte senza pensare bene ai progetti che stavamo realizzando, e a volte anche danneggiando la bellezza che c'era stata lasciata nel passato. Quindi anche un'operazione culturale per sensibilizzare verso la bellezza, quella bellezza che ci ha dato la natura, che dobbiamo preservare. 50 comuni nella provincia, solo 4 hanno il mare. Bisogna veramente dedicare molta attenzione all'entroterra. Assolutamente, io su questo ho sempre cercato di collaborare con tutti i sindaci dell'entroterra. Sono consapevole del fatto che, naturalmente parliamo della nostra provincia di Pesaro Urbino, il valore aggiunto che può dare al turismo che sceglie questa località turistica è proprio dato dall'entroterra, quindi bisogna fare in modo che l'entroterra sia conosciuto sempre di più. Sicuramente una spinta importante e un'occasione importante sarà la Pesaro, capitale della cultura 2024, quindi questo sicuramente può dare tanta visibilità oltre alla costa, ma soprattutto al territorio interno.